con la bambina e col camperuzzo. Andiamo ad aprire? Siamo pronti per questa nuova avventura? Diamo una scaldatina alla bambina, la accendiamo un attimino. Bene, sistemiamo un po' di cosine. Abbiamo fatto un po' di spesina per questi giorni. Bisteccone lo andiamo subito a mettere nel frigo. A me, camper o no, il traffico c'è sempre, non è che ne sei esente, col camper. E qui c'è il lago di Vico, io non c'ero mai stato, guardate che figata il lago di Vico. Avessi il mare in una mano, ce ne andremo via fino al punto più lontano. Almeno pensa. Che spettacolo ragazzi, Civita di Bagnoregio, guardate che meraviglia, guardate le montagnine anche laggiù, che bello. Ci voglio andare oggi pomeriggio perché domani dice che piove, quindi mi sbrigo ad andarci oggi. Ma mi devo far culo su quel ponte che ci porta su, vamo va. Oh fratellini, 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 eccoci arrivati a Civita di Bagnoregio. Guardate che borghetto carino. That's alright. Attenzione, attenzione, bruschetta olio. Dicono che è pure aperto perché qua dice open. Però poi non è open. Vedi, qua dice open, 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 però mi pare che open non è. E allora noi ce ne andiamo su. Les San Pietrinos de Civita de Bagnoregio. E qui ragazzi siamo nella piazza principale di Civita di Bagnoregio. Massa, che figo! Guarda qua sta scaletta interna. Delicious. Con l'uomo della nettezza urbana, chi è questo giallo? Guarda che carina questa piazzetta, eh? Ti piace? Ragazzi, vedi, sala interna, bistro. Diamo un menù, volete vedere un attimino? Qua tocca girarci un video. Questa piazza si chiama del Vescovado, piazza del Vescovado. E qui poi c'è invece fiori e piante. Vedi, c'è questo giardino privato, c'è questo giardino privato, capito? Vedi, c'è anche il fontanellè qui, eh? No, vici. Vuol dire che non devi pisciare qui nell'angolo o sulla porta addirittura. Guardate, voglio addirittura vedere una cosa. Hanno messo le catene. E che cazzo è che te carichi le sedie da qua addirittura? Ah no, mi sa perché c'hanno paura, capito? Che tu ti metti qua e ti metti a mangiare. Beh, questo è giusto, io lo farei volentieri. Anche questo, vedi, c'ha. Vedi, c'ha il catenuzzo. Vedi. Io questo lo vedo un po' pericolante, tu come lo vedi? Passiamoci sotto in velocità.
Oh, questo è l'angolo che ci piace, vedi, c'è il wine bar, quindi questa è la zona nostra. Andiamo a vedere. Oh, guarda che carino. Vedi qua, per esempio, le sedie non c'hanno le cose, perché logicamente è aperto. È aperto il ristorante, capito? È aperto il ristorante. Guarda che carino qua, questo credo che sia un ristorante, ma a parte sto motorino inutile, io non farei manco arrivare i motorini qua. Però guarda che carino qua, ci sono ste lucette, no? Vedi? Vedi? Ok. Questo mi sa che è ristorantino, capito? Si allunga così. Carino, no? Non è male. Qua sotto ci buttano la monnezza. No, scherzo. C'è una porta aperta qui. Che facciamo? Entriamo. C'è pure arrivata la petta qua. La petta c'è arrivata. La petta c'è arrivata qua. Da una piccola porta ci alziamo in volo e che meraviglia. Ecco qua, e quindi siamo arrivati alla fine, usciamo dalla porta di Civita Bagnoregio. Oh ragazzuoli, la situazione è questa, quest'oggi bistecchina questa sera, è anche abbastanza presto, perché io voglio dire, non ho mangiato a pranzo, ti faccio vedere che ore è, sono le 17.58, io sto cenando, ho chiuso anche il camper perché stasera fa un po' freddo, quindi voglio coprirmi bene, bistecchina, verdurina assolutamente riscaldata, perché è verdurina congelata, e qua ci aspetta... due gallette e un po' di vinello. Oggi mi sono preso un primitivo, mi sento un po' di musica e poi lavoro un pochettino, ok? Che ne dite? Ragazzi, buongiorno, appena svegliato, appena sto ancora a letto come si vede. Vi do una notizia, siete pronti? Vi faccio vedere una bella cosa. Ha nevicato, ragazzi. Wow, che figata. Ma prepariamoci, dai, facciamo una bella colazione. Vai. Allora ragazzi, il cornettuzzo è pronto in forno, anche il caffettuzzo con lattuzzo. Poi abbiamo la neve sempre fuori, ragazzi, guardate che spettacolo. E di qua abbiamo un po' di musica, logicamente, e la confettura di ciliegie con questo panorama. Ragazzi, buona colazione, iniziamo questa giornata. Qualcuno, Madonna, come sono romantico. Sana canto, non la so. Allora ragazzi, si parte, that's alright! Andiamo a visitare Viterbo con questa nevuzza, va bene? La neve a Viterbo! Ah, che schifo, magari avessi detto a Chamonix, vaffanculo. Ragazzuoli, ho rotto qualcosina nel camper, perché purtroppo stavo passando nella porta di Viterbo e niente, non ho visto le distanze giuste, però non fa niente, dai, ripareremo anche questa, no? Non succede niente. La porta no, rieccola, guarda, mo risfondo un'altra volta il fanalino, guarda, Oh, è mica sarò stupido, no? No, prima ci sono uscito troppo in relax, capito? Stavo a sentire tipo, mi ricordo, tipo Bon Jovi, io sono uscito, yeah, mo andiamo piano. Come cazzo mi è venuto di uscire veloce da qua? È veramente un deficiente. Bella, raga, Terme dei Papi, guarda un duato, mo. E poi io, stavo messi così,
sigla, no? Andiamo. Vedi? E qua ci stanno le fonti. Quelle sono le fonti, capito? Da dove esce l'acqua che poi va dappertutto. Oh ragazzi, reparto cure, reparto cure. Tiè, c'è sta pure San Pietro qua, così capito, dice oh, ti benedico e poi mori, eh? Fantastico. Oh, sembra un reparto, eh? Ospedaliero proprio. Passeggiata, ragazzi, i piedi di Matteo Geri in passeggiata. Ah, vedi le vasche. Ah, qua fai i fanghi. Qua fai il fango e poi riposi. Ecco, qui siamo all'obitorio. Questo è l'obitorio. Aspetta, poi ti faccio vedere la seconda parte dell'obitorio. Ecco, questa è la seconda parte dell'obitorio. Oh, cioè, guarda come sto vestito, che se può guardare. And so we go. No, no, riprendo a me, tranquilla, tranquilla. Non riprendo voi, non riprendo voi. Sto io, se non ti fidi, guarda. Non riprendo voi, non riprendo voi. Idrosound, ragazzi, mi sa che è qua che devo andare io. Sta robetta qua, carino, no? Mica male. Andiamo, andiamo giù? Andiamo giù? Andiamo giù? Andiamo giù? Mi preoccupo su che potrebbe succedere nel camper. Quindi andiamo a vedere cosa. Chi c'è nel camper? C'è una telecamera. Andiamo a sbirciare chi c'è nel camper. Allora ragazzi, rimettiamo in moto, usciamo dalle terme dei papi, usciamo dalle terme che mi hanno distrutto, ragazzi, queste cazzo di terme mi hanno distrutto, perché c'era una grotta che in realtà è una figata, perché è una grotta naturale, solo che fa molto più caldo, quindi dopo praticamente su di per mezz'ora, beh, è tosta insomma, cioè ti dà una bella pezza insomma, no? Poi sai, esci dalle terme sfranto, io invece ho sempre voglia di fare le cose, purtroppo ho sto difetto, il tempo è poco. E quindi adesso c'ho un po' di stanchezza, però comunque mi voglio andare a vedere Viterbo, perché con l'incidentito di stamattina, la neve che mi sono fomentato, ho rallentato un po' le cose, quindi mi sono andato subito a fare le terme e poi ecco, adesso mi volevo andare a vedere un po' Viterbino, vediamo un attimo se è possibile. Credo che stiamo ascoltando le vibrazioni. Allora, questo è un gruppo che logicamente ha cominciato come un po' come hanno cominciato i Negramaro, ok? Il periodo era quello, lo stile era quello. Io sono rimasto molto male delle vibrazioni perché non hanno avuto l'intelligenza, o forse hanno avuto l'intelligenza, di non fare delle canzoni, tra virgolette, di non farsi aiutare da scrittori pop, perché le vibrazioni sono un gruppo molto più bravo dei Negramaro, il cantante è molto più bravo, non voglio sentire ABC su quel frocetto di Giuliano, molto più bravo, molto più preparato vocalmente, ha più timbri, non ha un timbro inutile come c'ha Giuliano, e poi però le canzoni non sono così forti come quelle dei Negramaro. In realtà ragazzi, la scelta che hanno fatto le vibrazioni è stata una scelta molto netta, perché loro non hanno scelto di fare pezzi commerciali. Questa cosa, per quanto vi possa sembrare una puttanata, non è una puttanata, perché quando tu hai, e te lo dico su esperienza personale, quando tu hai uno stadio in cui tutti cantano è una cosa bellissima, ma quando tu hai il tuo pubblico fatto di 1000 persone che ti apprezzano per quello che sei, ti apprezzano perché non hai dato il culo alla commercialità, questa è una cosa molto bella. Quindi io resterò sempre più un fan delle vibrazioni che non dei Negramaro, perché i Negramaro non sono un gruppo, sono un prodotto, sono un progetto, ok? Cioè non c'è l'identità del cantante, non vai a sapere quando è nato, cosa si mangia, non diventi un fan, mentre già delle vibrazioni è diverso, è che lui è Mattacchione, lui è un artista vero, lui è un cantante vero, non è un pupazzo come quell'altro.
quindi c'è proprio uno spessore diverso. Logicamente le cose di spessore purtroppo in Italia, siccome la gente è becera, non le apprezza più di tanto, ma chi se ne frega, perché loro faranno il loro percorso con i loro 1000 fan, 2000 fan, e gli andrà benissimo così e non soffriranno. Anzi, secondo me, io ho visto molte persone più depresse, più successo avevano, che non meno successo avevano. Quindi capite, la forchetta è importante, scegliere dove si sta e chi sei e cosa vuoi fare e che musica vuoi fare e quanto culo devi dare per poter arrivare a un certo tipo di livello, no? Perché il culo intendo anche quanto ti devi piegare a scrivere cazzate, no? Perché in Negramaro, parliamoci chiaro, Bianco Coniglio, io mi fermerei e direi: senti, che cazzo stai a dire? Però vabbè, queste sono opinioni personali fino a un certo punto, perché poi io faccio il musicista, quindi non è un'opinione personale, questa è la realtà che potete chiedere a qualsiasi professionista della musica, ok? Io vado a fare un po' di spesa, ragazzi, perché sto a Todis. Mi sono fermato a Todis, non si vede? Todis. Mi mangio qualcosa, cioè devo andare a fare un po' di spesetta e torno da voi, ok? That's alright, ciao! Siamo tornati al camper, spesa fatta, mi sono preso la bistecchina da Todis. Lo sai che, ragazzi, sto rosicando perché qua davanti c'è stava Eurospin e a me piace di più Eurospin che Todis. Così aceto, insalatella, qua c'è un... c'è, che cazzo è? È roba di pesto. Poi latte, pera, e poi, cioè, poi insalata. Io vado insalata praticamente un po' zenzero. E non c'è un cazzo praticamente, perché io sono abbastanza salutare. Poi a casa mangio la merda. Però invece in camper riesco a darmi una regolata. Volevo farmi un pranzetto, però certo, qua è triste proprio, sai? È triste, sto tetto, faccio vedere, sto... capito, il centro commerciale, purtroppo adesso devo fare un pranzo qua, cioè, mi fa tristezza, preferisco arrivare, sai che faccio? Arrivo all'area camper e mangio lì all'area camper, e poi c'è un po' da fare con i clienti, oggi mi hanno scritto una marea, e dai, niente, oggi niente Viterbo, dai, tanto domani voglio fare una cosa, domani voglio girare il video di I'm on Fire al Lago di Vico, quindi domani mi sveglio presto, roba de 6, e me ne vado a fare delle cose al Lago di Vico, che lì mi ispira molto, e poi torno a casa perché se lavora, ringraziando il cielo, quindi andiamo a lavorare. Va bene, ragazzi, niente, ci vediamo tra poco. Eccoli, sono in radio, no, in Negramaro, no! Questa è la porta dove prima passandoci ho rotto il fanalino, vediamo di rompere pure l'altro oggi? No! Massa, col camper, questa è robetta seria, eh? Che figo! Oh. Lavoriamo un pochettino. La password l'ho trovata, è Paliano 2017. Connettiamoci. Amici miei, vi posso confermare che la cosa più bella di stare in camper e vivere in camper è quella di non avere orari. Vi faccio vedere che ora è. Sono solo le 17:12 e me ne frego altamente, ma già mangio perché io ho fame e probabilmente dopo me ne vado anche a letto. È una figata, ragazzi, per fare questa cosa, poter scegliere di mangiare quando hai fame. Ci stanno gli asini. Che figata. Sta piovendo, è il mio tempo preferito, io adoro la pioggia, amo la pioggia, mi muove i pensieri, mia. Quando c'è il sole ho sempre voglia di fare, mi sento in movimento, quando c'è la pioggia i pensieri mi si chiarificano, è una figata la pioggia, una figata vera. Buona sta carne, questa è carne del Todis. Però c'ho, io metto un po' di limone. L'avevo limone, l'avevo preso. Lo senti il silenzio dello sta da soli? Sei abituato, amico mio? Non credo. Tutti bene o male c'hanno una fidanzata, la moglie. Invece Matteo Geri è diverso, no? Fa una vita diversa. Ci vuole qualcuno che fa pure questa vita, mica potremmo essere tutti uguali. Tu
faccio fidanzati che fanno a Natale. A proposito, siccome a Natale non lavoro, sono anche contento, ho rifiutato un paio di cose che secondo me non andavano bene. Devo pensare dove andare a Natale. Buongiorno, è Natale! No, non è Natale ancora, anzi, oggi piove anche. Vi faccio vedere che piove? Andiamo. Vedi che figo quest'area, nonostante piove, vedi che c'ha, loro usano i pannelli solari, vedi, figo, no? In modo che non sprecano corrente, cioè la prendono da qua, figo, eh? Allora, andiamo a colazionarci caffettuzzo, il nostro latte di soia biologica, Matteo Geri, confetture di ciliegio, un fruttosio, e andiamo a preparare la colazione nonostante la pioggia, andiamo. Oh, e vai con la colazione, ragazzi. Di musica. No, sempre cantata, che palle la musica cantata, no? Anche un po' di strumentale, no? Perché bisogna ascoltare tanti generi. Per esempio, questa cosa qua sarebbe fighissima farla con la chitarra, no? Capito che ti voglio dire? Tutto serve sentire. Tranne Ed Sheeran. Scherzo. E un po' di fruttosio, no? Mi manca un pochino. Non avevo questo qua. E, ragazzi, stamattina ho un'idea, spero di poterla fare. Allora, il tempo sta un po' migliorando, nel senso che non piove, vi faccio vedere. Ci sono le gocce, ma non piove. Ok, quindi se io riesco ad arrivare sul lago di Vico e a girare il video di I'm on Fire, sarei molto contento. I'm on Fire è una canzone di Bruce Springsteen, per i meno attenti. La canzone in realtà dura pochissimo, tipo un minuto e mezzo, due minuti, che è una storia proprio veramente stretta, è un desiderio suo praticamente, dice io brucio per te, insomma, ci vuole far l'amore questa donna, concetto è quello. E non c'ha grandi strofe, dice solo due o tre cose, però l'ho cantata secondo me carina, in modo carino, vabbè, il mio timbro è quello, quindi comunque mi viene abbastanza bene. E, ma sono messo umile stamattina, tra la pioggia. E poi vado, capito, voglio provare a girarlo là. Ieri notte volevo dormire sul lago di Vico, senti questa. Ieri notte volevo dormire sul lago di Vico, ho chiamato un agriturismo che sta in zona. Loro erano chiusi, ho detto guarda, siamo così. Dico, senta, si può fare la sosta libera? Mi ha detto guarda, la sosta libera è meglio di no, perché ci sono i guardiaparchi che girano. Quindi magari ti svegliano alle 2 di notte, capito? Vabbè. Mi fermo un'area camper. Però ecco, volevo fare una sosta libera sul lago di Vico, in modo che già stavo là, capito? Mi svegliavo sul lago, era figo. Eh? Ma vediamo con una giornata migliore, sicuramente, diciamo, se c'era un po' più di sole ieri, ma sarei pure rischiata con tutto il bene. Ma vediamo settimana prossima. Tanto ormai si vive in camper. Ok, ci vediamo più tardi. Oh, parliamo di Fiorella Mannoia, vi va? Fiorella Mannoia non è una cantante, Fiorella Mannoia è un interprete, logicamente, perché lei, a parte una piccola parte della sua discografia, le canzoni non sono le sue, ok? Non le scrive neanche. Lei che cosa fa? Sentite. Queste canzoni sono delle canzoni di grandi autori. Lei ha avuto questa modalità un po' di sinistra, chiamiamola, avvicinandosi a tutti questi artisti tipo Fossati, cose del genere, che hanno scritto o hanno ceduto delle canzoni a lei. Per esempio, lei secondo me è una grande cantante di piano bar che ha avuto un bucio di culo allucinante perché la gente ha apprezzato la sua vocalità che per me è estremamente limitata per i miei gusti musicali. Io ho visto due concerti di Fiorella Mannoia e ho tre dischi di Fiorella Mannoia, quindi state parlando con un fan, tra virgolette, però so anche tutti i difetti, nel senso che la musica è ottima, nel senso c'è grandi musicisti, tutto ben impacchettato,
una rottura dei coglioni, cioè la cosa della musica bella è pure che sia, oh, free, e invece lei di free non c'ha niente, tranne la sua interpretazione. Ci sono delle cose bellissime, tipo come ha interpretato Cara di Lucio Dalla, secondo me è una cosa incredibile, però ecco, sono sempre pezzi di altri, come, è come se stesse a fare un piano bar, cioè capito ragazzi, sta facendo un piano bar coi sordi praticamente, ok, a teatro, un piano bar a teatro, perché tendenzialmente è come se te fai una band per fare le cover, vai a teatro, quindi io Fiorella Mannoia non posso amarla fino alla fine, perché è un interprete e non è un artista secondo me. Io logicamente amo gli artisti, non amo gli interpreti, non amo le cantanti che prendono e cantano solamente delle frasi e poi non gliene frega un cazzo del pezzo. Magari ti può interessare anche il pezzo, però comunque è molto limitato come discorso. Comunque Fiorella Mannoia per me rimane un'artista, una cantante bravissima, però da piano bar, cioè ti do il pezzo, tu me lo canti e ci facciamo i teatri. Questo è un culo e un privilegio che in Italia non ha nessuno, ok? Quindi è stata anche una questione di anni, una questione in cui magari da una parte c'era Celine Dion, Whitney Houston e poi c'era questa voce un po' maschile che ha catalizzato tutta l'attenzione di tutti i cantautori, ha catalizzato tutta l'attenzione di quelli un pochettino di sinistra che non gli piace il pop, capito? E quindi è una cosa di tendenza, è una cosa di moda. E infatti quando sei una cosa di moda purtroppo poi passi. Lei ci ha messo 20 anni a passare, a levarsi dalle palle. Io sono abbastanza contento perché lei ha avuto secondo me un successo oltre quello che doveva avere. Bravissima, bellissimo, ho 2 dischi, sono andato a vedere 2 live, io ho stretto la mano, bellissimo, ma comunque estremamente limitato. Questo è il mio pensiero su Fiorella Mannoia, che poi i pezzi suoi li canto, cioè Sorvolando di là, piuttosto che I dubbi dell'amore, ma I dubbi dell'amore è un pezzo di Ruggeri, cioè state a capire, I treni a vapore la canto, ma è De Fossati. Di che cazzo stiamo a parlare? Allora me la sento da Ruggeri e me la sento da Fossati. Capita me? Ciao. Ragazzi, era esattamente qua che volevo girare il video. Guardate che meraviglia. Purtroppo però piove troppo. Però immaginate che cosa sarebbe venuto qui in mezzo. Fighissimo. I'm on fire così con le... con le foglie che cadono, non lo so, boh, secondo me sarebbe venuto veramente uno spettacolo. Allora, qua siamo nella riserva naturale, eh? Guardate che colori, ragazzi. Guardate che colori. Vabbè, next time, il lago non va via. Ok, ci dirigiamo, andiamo ancora più giù. Sono momenti tristi, chiudiamo il camper, portiamo a lavare le lenzuola, qua abbiamo chiuso tutto il bagno, tutto a posto, madonna, tutto spento, mi fa una tristezza, portiamo qualche panno a lavare, portiamo il lavoro a casa, ragazzi, questa avventura è finita, andiamo a chiudere il camper e alla prossima. Ragazzuoli, allora siamo di nuovo sul camioncino della Matteo Geli Eventi, pronti per 5 serate grandissime, ma poi si riparte col camper. Spero di avervi intrattenuto bene, il filmato è un po' lunghino, dura 30 minuti, però spero, come dicono quelli bravi, mi sembra snello. Quindi comunque spero che vi sia piaciuto, spero di avervi fatto conoscere un po' di più qual è la mia felicità, insomma, no? Poi ognuno di noi la cerca e la trova in modi diversi e la cosa bella è proprio quella che ognuno di noi è diverso. Questo è un po' il modo di essere felici per un personaggio come me, che come sapete faccio un lavoro un po' particolare, insomma sono sempre in mezzo a 100, 150, 200 persone a far casino, quindi probabilmente la mia felicità è proprio quella di allontanarmi, no? Di stare da solo, mentre per qualcuno è pesante stare da solo, magari perché ci sta già durante la settimana. Quindi ecco, ci sono vari modi di essere felici, io quello che vi auguro è di trovare il vostro modo di essere felici, perché dobbiamo tendere a questo, insomma. E non dobbiamo scordarcelo mai, questo è il mio modo di essere felice, ma sono altrettanto felice di tornare al lavoro, quindi se si riesce a lavorare in camper, poi fare delle belle serate e tornare con più adrenalina, penso che non ci sia cosa migliore. Si va al lavoro, grazie, bruttissima la busta, sembra la busta da Monnezza, della dietro invece ci stanno i panni. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo viaggetto, ciao!